Cari amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo sala giochi. Io sono Andrea Peduzzi e il gioco di cui vi parlo questa volta è Road to Guangdong. Spero di averlo pronunciato comunque correttamente. È un gioco sviluppato da Just at All Games e pubblicato da Excalibur Games ed è un road movie ambientato nella Cina degli anni 90 che vorrebbe raccontare una storia familiare tra una ragazza, Sunny, e sua zia, un'anziana Gu, che a un certo punto si intraprendono un viaggio. Perché? Perché la ragazza che è stata, diciamo, al college, all'università negli ultimi anni, sta per ereditare, è stata designata, diciamo, per ereditare il ristorante di famiglia. Tra l'altro, la prima volta che viene assegnato a una donna, c'è questo sottotesto, perché la generazione precedente invece era stata più prudente, in quanto si allude al fatto che, nonostante, diciamo, zia, madre, così avessero partecipato al ristorante, la proprietà veniva passata di maschio in maschio per evitare che finisse in mani estranee alla famiglia. Quindi questo ristorante è un po' la storia di questa famiglia. Ad ogni modo, le due a un certo punto decidono di mettersi in viaggio a bordo di una macchina molto molto scassata, che è anche un po' un protagonista, diciamo, di questa storia, e decidono di andare a far visita ai parenti, un po' per ripristinare i contatti, perché soprattutto la nipote, Sunny, è stata molto molto lontana dalla famiglia negli ultimi tempi. Questa cosa viene un po', diciamo, rimarcata. E poi anche perché c'è per chiedere, diciamo così, la benedizione di poter portare avanti il ristorante, eventualmente per risolvere alcune cose di famiglia lasciate insoddisfatte, e poi anche perché c'è questa sottotask di raccogliere le ricette segrete che ogni membro della famiglia si è portato con sé, e quindi poi riproporre nel familiare. Quindi, insomma, è una storia di questo tipo. Il gioco è anche tutto qui, nel senso, non è un problema, è una sorta di Wings of Aurelia in prima persona, però in cui si guida, si viaggia per il paese con questa macchina, che si attraversa un paese proposti in una grafica low poly abbastanza povera, se vogliamo in stile Virginia, ma meno ispirata a coesa e anche meno efficace, diciamo, perché il gioco in realtà, non, al di là della buona idea, non è particolarmente riuscito. Presenta tutta una serie di piccole sciatterie, asset continuamente ricicciati, i personaggi sono sempre gli stessi, anche in inquadrature ferme passa sempre lo stesso personaggio, che per carità sono cose che si possono fare in giochi un po' più espressionisti, diciamo così, però qui sono veramente, c'è anche qualche piccolo bug. Insomma, è un gioco che, non so, non è particolarmente riuscito da questo punto di vista, nonostante ci sia comunque un buon lavoro sui colori e un set di musica anche tradizionali che nella radio, tra l'altro, sono anche oggetto di discussione tra le due donne. Danno una buona atmosfera, ripeto, c'è una buona idea, c'è una buona atmosfera, ma la realizzazione è un po' così. Tra l'altro, l'idea del viaggio chiacchiera è una cosa che mi ha sempre affascinato molto. Poi in questo caso c'è di mezzo anche questa storia di una ricostruzione di rapporti familiari, di confronto generazionale. Ricorda veramente un po' un mix tra Stanno tutti bene, quel film con Mastroianni, tra l'altro rifatto anche con De Niro, se non sbaglio, un remake americano di Tornatore, e In viaggio con papà di sordi. C'è proprio quella cosa lì. Purtroppo non si è voluto. Non ci si è voluti limitare, stranamente, al proporre una cosa asciutta, a proporre un semplice interactive drama in cui si guida e si parla. Sarebbe stato funzionale, secondo me, sarebbe stato sufficiente, a patto di avere comunque una buona scrittura, poi buoni dialoghi, ma su quelli magari ci arriviamo dopo. Il problema è che gli autori hanno voluto inserire, forse, non lo so, per non dare l'impressione di un gioco troppo scarno, vai a sapere, tutta una componente microgestionale legata alla gestione della macchina, al viaggio. La macchina è in cattive condizioni, ha spesso bisogno di continue riparazioni, e quindi bisogna sempre fermarsi in officine, cambiare pezzi. Però è tutto così, un po' inutile, un po' grezzo. Sembrano veramente usciti dal Ghostbusters di Heavy Crane per il Commodore 64. Tra l'altro non funzionano neanche tanto bene, sia perché la camera non è granché, e poi perché, non so, c'è anche questa strana scelta di controlli. Cioè, si è deciso, ad esempio, di distribuire
per carità, niente di imprescindibile per la costruzione del gioco, però un po' strano perché ad esempio nei tasti adibiti ai dialoghi sono due, svolgono praticamente la stessa cosa, però non sono interscambiabili. In alcuni momenti ne usi uno, in alcuni momenti ne usi un altro, però boh, non si è capito. Dicevo, questa meccanica qui, che tra l'altro dovrebbe essere un po' il cuore del gioco a livello proprio di gameplay, secondo me lascia un po' il tempo che trova, è anche un po' ripetitiva. Se, ripeto, il gioco fosse stato un semplice viaggio con chiacchiere, così mi avrebbe affascinato, mi piaceva come idea, mi piaceva anche il tema. In realtà però, come si dice, i personaggi non sono un po', non sono molto approfonditi, non sono molto profondi, le situazioni a livello proprio narrativo sono un po' ripetitive, sono ripetitive anche a livello un po' ludico, però quello, ripeto, non sarebbe un problema. La guida in sé non è particolarmente comoda, non è particolarmente agevole e boh, c'è anche proprio una goffaggine nei dialoghi. Addirittura ci sono momenti in cui i personaggi escono dal diegetico per dare delle informazioni di gioco tipo tutorial al giocatore e stona un po' in un gioco che vorrebbe comunque portare in piedi questa vena sofisticata. Quindi nel complesso, Rotgul Gungeon è una buona idea, però un po' sprecata, ecco, non sfruttata fino in fondo ed è un peccato, francamente non me la sento di consigliarlo. Direi che è tutto con questo sala giochi. Ci sentiamo probabilmente in qualche altro, sicuramente in qualche altro podcast. Alla prossima e ciao!